Allora, dove eravamo rimasti nell'ultimo episodio? Che non avevamo nulla. Non avevamo nulla. Signori, io credo che non ce la facciamo con il budget cap. Non ce la facciamo con il budget cap. Siamo veramente a rischio. E questo è un bruttissimo problema. Andiamo, siamo tranquilli. Purtroppo, ragazzi, dobbiamo andare un po' indietro, ecco. Non, che ci posso fare? Purtroppo sarà così. Ma scusami. Io però ce l'ho un telaio nuovo. Allora usiamolo. Alettone posteriore, rischio elevato, va bene. Qua non abbiamo la prima ala, quindi andiamo di seconda. Ok. Ok, qua è andata. Qui. Magari comunque sei imbarazzante, fammelo dire. Raga, io mi tirai tutti i vecchi componenti, sperando di andare forte. Controfferta Bianca Bustamante. Cioè, Bianca, tu mi stai chiedendo davvero di aumentare il tuo stipendio? Devi accettare. Pazienza bassa, non ti preoccupare, te lo do io altro di basso. Non ti preoccupare. Prego, mamma mia, quanto sei bella. Procediamo verso Baku. Probabilmente con la nuova auto sarebbe stato molto buono. Questa Jonathan che ci ricorda della spesa. Ciao Lolli, volevo informarti che siamo prossimi al superamento del limite della spesa. Al momento abbiamo un margine di 3 milioni. Meglio che procediamo. Via. Via. Offerta a contratto esterno. E Lolli di recente ho avuto occasione di parlare con la Kicksauber. Ma davvero Lawson sta andando alla Kicksauber? No, 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 no. No, 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 no. Kimi, ti prego, Kimi, ti scongiuro. Kimi, ti prego, non te ne andare. No, 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 no. Rinnova contratto. Oh, metto il resta. No, 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 Kimi. Kimi, quanto vuoi? 35 milioni, te li do subito, eh. No, 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 Kimi, dove cazzo sei? 1 milione. 1 milione. Bonus forfettario. 3 stagioni, sì. Date l'avvio, però, prossima stagione. Chiedo scusa, Kimi, ma mo non c'ho i soldi. No, 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 no. Devo prendere Kimi assolutamente. E mentre invece per Lawson che devo fare? E mentre invece Lawson. Ma scusa, ma io ti sto offrendo 6 milioni, frate. 6 milioni e tu ti arrabbi? Dai. Dai. Come cavolo fa a non accettare Lawson? Poi vabbè, Mick Schumacher se ne può andare pure a quel paese, ma che palle. Perché qui c'è il punto esclamativo? Chi potremmo prendere noi per il prossimo anno? Il signor Ron della Mercedes? Dai, proviamo Ron della Mercedes. Scoutiamo. Proviamo comunque. Prossima stagione, per 2 stagioni. Aumentiamo il contratto. Proviamo 2 milioni e mezzo. Prossima stagione. 2 stagioni è molto alta la pazienza, quindi abbiamo tempo. Vediamo che cosa ci dice. Allora. Poi è finito qui. Dobbiamo altro. Pure Xavi. Pure Xavi. Mamma mia. Andiamo bene. No, però Xavi non so se tenerlo. Dai, aspettiamo. Poi non lo terrei. Poi non lo terrei. Prossima stagione. Aspettiamo qui il personale. Il signor James Allison. Contratto di sì, 1 anno rimasto. Quindi siamo a posto per ora con lui. Mentre invece il signor Diego Dondi dovremmo rinnovarlo. Trattative avviate, scadenza da 18 giorni. Possiamo andare. Lawson, te spero ci aiuterai. Ok, qua il contratto è andato molto bene. Abbiamo guadagnato pure un po' di soldi. Alettone anteriore, produci un nuovo componente. Alettone anteriore, quanti ne abbiamo? Sviluppo, no. Magazzino, alettone anteriore. Non abbiamo tanti. Però intanto me lo lascio qui. Piano sponsor, sì, mettiamoli tutti, tanto più soldi prendiamo meglio è. Cerchiamo di pagare la multa che probabilmente ci arriverà. Confermiamo e vediamo che combiniamo. Continuiamo. Ma come incendio fabbrica? Ti segnalo che l'analisi è stata completata. A questo punto possiamo riprendere le variazioni di produzione. Ah, ok. Buongiorno, buongiorno Daniela, che bello rivederti. In Formula 1 le modifiche al regolamento garantiscono che il settore sia in continua evoluzione, a vantaggio non solo della competitività interna, ma anche del pubblico. A riguardo stiamo proponendo nuove regole per il 2025. Allora, nella quota del premio della stagione, che dalla top 7 in giù spendono di meno. Voto a favore. Voto a favore perché voglio essere sopra la top 7, quindi prego di essere molto veloce. Detto questo, andiamo in gara. Ce l'ho lì, devo purtroppo informare che Mercedes ha inviato una proposta di contratto a Andrea. No, no. Conferma, sono invece informati dell'uso apprezzato dei termini. Conferma assunzione. No, ragazzi, Kimi Antonelli non se ne può andare. Kimi Antonelli non te ne puoi andare, mio amore. Apri controfferta. Fate, ti lancio. Bro, ti lancio 2 milioni.
2 milioni. 2 milioni perché sì. 2 milioni per... 2 milioni e 154, ragazzi, vi piace? 2 milioni e 154 credo vada più che bene. No? 2 milioni e 3, dai, 2 milioni e 3. Kimi, ti prego, non puoi scapparci. Ho bisogno di te, amore mio. Ho bisogno di te. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, continua. Andiamo verso le prove libere. Preparazione, sì, lo sappiamo. Decimo, oddio. Facciamo dodicesimo, che è meglio. E facciamo quindicesimo, che non mi fido tanto di questa macchina ora. Dato che abbiamo dovuto purtroppo abbassare. Usciamo. Questi sono i miei piloti, eccoli. Dietro Perez, va bene. Dietro Perez, va bene, vediamo che combiniamo. Dottor Lawson, quanto distacco ha? Perché così tanto distacco Lawson? Prima erano appiccicati. Vediamo se trova traffico. No, non trova traffico. Non trova traffico, buono. Vediamo il primo settore di Shumi. È un 23... Ah, ma sei così lontano? 36-1, me lo ricordavo prima. 36-1 contro un 30... Red flag, red flag. Mi stavo appena lanciando. Mi stavo appena lanciando. Cos'è successo a Magnussen? Ha toccato il muro di curva 1. Meno 1. Non ti preoccupare, mi va bene. Gomma questa qui e gomma questa qui. Io direi di uscire subito. Usciamo. Non abbiamo tempo da perdere. Vediamo cosa combiniamo. E Shumi forse ha un po' di scia. Sì, sì. Shumi ha la scia. Buono. Lo aiuta Mucho. Lo aiuta molto nel primo settore. Ne sono sicuro. Me andrà molto forte. E non abbiamo manco traffico. Questo qui è molto buono. Vediamo. Vediamo i tempi. 36 e 1 contro il 36 e 2. Addirittura si è peggiorato con la scia. Wow, pensavo peggio, sincero. Pensavo che andasse molto meglio. Secondo settore non possiamo sapere se ci miglioriamo, ovviamente. Sicuramente darà verde, ma non ha senso. Però si è avvicinato molto, mi sembra. Scusami. 41 e 4 contro 41 e 7. Bro, ma sembra più vicino di prima. What the fuck? Dai, 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 dai. Settimo e nono. Oddio. Non so se è tanto buono, in verità, eh. Non so se è tanto buono, sincero. Calcolando che Bottas è davanti a noi, cavolo. Riconfiguriamo. Gomma nuova. E gomma nuova. Non mi fido. Guardando Bottas lì avanti, non mi fido proprio, ragazzi, delle prestazioni. Abbiamo pista libera. Very good. Non si migliora Lawson. Non si migliora Shumi. Non rientrerei a prescindere con Lawson. Gli chiediamo rientro con Lawson. Shumi, ma perché alzi il piede? Perdonami. Shumi, ma perché alzi il piede? Shumi ritirato. Shumi fuori. Ma perché alza il piede, ragazzi? Ma che cazzo di senso c'ha? Niente, Shumi out, Lawson dentro. Vabbè, abbiamo anche un'auto peggiore con Shumi, mi viene da dire. Out Shumi, ma... Che pilota di merda. Anche se mi devo portare dietro Leclerc. Sì. Anche se mi devo portare dietro Leclerc. Vediamo che combiniamo. Un po' lontanino. What the fuck? Bro. Bro. Ma si è lanciato davvero Ricciardo, chi è? O Tsunoda per rompere... Tsunoda, ma sei un pezzo di cacca. 36 e 4. No, Crio. Ma sei un pezzo di cacca, Tsunoda, ma scusami, eh. Cioè, si è lanciato insieme a noi. Ma che senso c'ha? Abbiamo pure tanta velocità che deve alzare il piede. Non alzare il piede, Lawson. Ha alzato il piede. Non capisco perché alzano il piede. In 9.
Lo penso un'ora davanti a noi di pochissimo, mortacce sua. Per ora siamo out, direi per forza di mettere gomma nuova. Ok, usciamo dietro la Mercedes, probabilmente è ottimo. Probabilmente è ottimo. Miglioriamo nel primo settore? La Mercedes scappa. Non credo ci riusciamo a migliorare da dove prima avevamo la scia. Molto veloce questa Mercedes. Miglioriamo invece. 36.0. Miglior nostro tempo del T1. Qui siamo molto veloci. Ma non ci miglioriamo. 41.4. Dai bro, manca un decimo. Dobbiamo tirare fuori. Un decimo. Un decimo, cavolo. Non ci voleva. T13 è tosta. È tosta arrivare a fine stagione, ragazzi. È molto tosta. Una sola sosta? Medi hard. Io propongo di fare medi hard. Medi hard, medi hard. E anche il signor Shumi medi hard. Bandiera verde. 1, 2, 3, 4, 5. Sumotori per il via. Al Gran Premio di Baku. Abbiamo già recuperato una posizione. Abbiamo già preso su Lewis. Va benissimo. Aggressivi, 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 aggressivi. Aggressivi, aggressivi, aggressivi. Lawson, hai troppo poca confidenza in te stesso. Sei molto veloce. Non aver paura. Pensa a quanta benzina dobbiamo risparmiare nei prossimi giri. Com'è che era passato Albon? Guarda quanta lentezza. Qualcuno che va a muro a Castelletto? Io andrei già di conservativo, che sennò qui ho l'impressione che potremmo andare molto male. Certo, Hamilton qua davanti fa capire quanto siamo lenti, eh. Giro più veloce di Charles Leclerc in seconda posizione. Questa cosa è ancora da decifrare. E ci sono le Mercedes qua davanti che perdono molto tempo. E soprattutto c'è molta gente con le gomme soft. Wow, non me l'aspettavo. Mi sa che fanno, faranno due soste. Ok, un guasto meccanico. Bene, abbiamo appena iniziato. Schumacher, sorpassato Bottas. E ora abbiamo bandiera. Testa cura curva 16. Vabbè, normale, Sergiano. Normalissimo. Ma quanto è forte la Racing Bulls, raga. Stanno prendendo troppo tempo qua davanti. Troppo tempo. Dentro su Russell. Dentro. Non aver paura, Lawson. Bravo. Bravo. Dai, mamma mia. Nelle curve lente siamo proprio piantati in confronto alla Mercedes. Riesce a passare. Buono che riesce a passare. Ora dobbiamo levarci dagli zibidei di Lewis Hamilton. E secondo me pure Schumi può passare, eh. Non alzare, non alzare, non alzare, bravo. Bravissimo. Spingi, bro. Buono. Dentro, andiamo alla caccia di Stroll del punticino. Andiamo a caccia del punticino. Veramente non si deve infilare. Si è infilato. E invece si è infilato. Aspettiamo a far spingere Schumi. Aspettiamo, bro. Prima passare Russell. Teniamo neutro. Teniamo neutro, Schumi. Ok, un guasto ancora più meccanico. Sta esplodendo. Sta per esplodere. E Schumi passa. Buono. Ora va la caccia di Hülkenberg. Dobbiamo passarlo ora. Dobbiamo passarlo ora. Dobbiamo passarlo ora. Spingiamo. All'attacco. All'attacco, Liam. All'attacco, Liam. Dentro. Andiamo a prendere pure Luigi G. Hamilton. E qui in zona punti. Eppure Sainz guasto meccanico. Non abbiamo troppa batteria però, eh. Quello che ha più guasto meccanico, ragazzi, però è Ocon. Deve esplodere. Non abbiamo batteria, ok. Andiamo in accumulo con Schumi. Ed è lotta con Hülkenberg. Mancano ancora 41 giri. Dobbiamo assolutamente risparmiare. Stroll passa Schumacher passa Hülkenberg. Che Stroll passa Hülkenberg. Buono. Diamo un'occhiata al replay.
qui abbiamo Mick Schumacher. È un'occasione troppo ghiotta. Buono. E così conquista la 13ª posizione. Mi va bene. Lo so, facevo traiettorie stranissime per non farti prendere il DRS dalle Mercedes. Però Luis ci passa. Luis ci passa. Mamma mia. Stroll si è svegliato. Incredibile, l'Aston dopo X momento vola proprio. Vola proprio. E ha la migliore gomma. Ha la migliore gomma in pista. E Sainz ha un guasto meccanico molto grave. Esploderà mai? No. Un secondo e sette ci ha dato. 1 e 4. Vorrei capire come sia possibile. Sainz box. Sainz box. Di già la gomma soft per gomma soft. Doppia sosta fanno loro. Loro fanno doppia sosta. Ok. Ciù mi ha passato Hamilton. Sì, faranno soft soft media, ragazzi. Sicuro Sainz lo farà. E vedo che ci saranno pure altri a farlo. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Bandiera gialla. Chi è? E abbiamo un incidente in pista. Giù, giù incidente curva 5. Vediamo. Alla rotta del Dugori, sì. Oh! E non ha rotto niente, cazzo. Ah, già levata la bandiera gialla, ci ho sperato, ci ho sperato tantissimo. Russell box da gomma media che deduca gomma hard. Soft? E ha problemi in box, buono. Ragazzi, com'è possibile? Deve fare per forza un'altra sosta, giusto? Eh sì. Deve per forza fare un'altra sosta. Potrebbe boxare ora, Stroll. Vediamo. No, non box ancora. Oh! E questo? Dove è arrivato il pasticcino alla crema? Oh, ship! Hamilton mette le soft anche lui. Mi aspetterei ancora, 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 ancora. E ancora, ancora, ancora. Lo usano lo stesso. A più temperatura. Esatto, gomme troppo calde in confronto a Schumi. Però proviamo. Questo giro è perfetto. Perché mi dici che è perfetto, pasticcino alla crema? Perché mi dici che è perfetto? Perché ti devo credere? Oppure potremmo provare a fare undercut su Ricciardo. Potremmo provare a fare undercut su Ricciardo. Dato che ha lo stesso la nostra stessa strategia in teoria. No, faccio entrare prima Lawson, ragazzi, non mi fido. Voglio rischio più punti con Lawson piuttosto che con Schumi. Preferisco farla entrare al giro dopo. Anche se quanto distacco ci sta? 8 secondi. 8 secondi però potrei farla entrare ora Schumi. 8 secondi e un'altra sosta dovrei riuscirci. Ma facciamo il giro dopo con Schumi. Facciamo il giro dopo per sicurezza. Non è un problema. Lawson box. Ricciardo non entra, vediamo che combiniamo. Vi prego non sbagliate pit stop. Buono, 2-4, buonissimo. Siamo davanti Russell, che addirittura ha messo la gomma da tanto. Pensate che overcut abbiamo fatto. Schumi box. Vediamo che combiniamo. 2-7, dai, va bene, va bene. Ora caccia di Yuki, che dovrebbe rientrare per forza, perché la gomma soft non arriverà mai fino alla fine. Io direi di tenerla standard, senza fare nulla di assurdo e rimanere così. Quelli davanti hanno gomma usata. E questo è dove è arrivato Schumacher. Schumacher, come cazzo ti sei fatto passare? Perdonami. O la gomma hard non funziona, non so che dire. Dentro, dai, non perdere tempo, Schumi. Sto facendo spingere apposta. Mettiamo Neutre, tanto qua davanti ora perderanno tempo un minimo. Almeno in questa curva. Vai. No, non spingiamo ora, non spingiamo ora, inutile. Abbiamo guadagnato un macello. Abbiamo guadagnato un macello e l'abbiamo nemmeno sprecato troppo. Buonissimo. Veramente buono quanto abbiamo guadagnato con Lawson. Ci perdiamo tanto tempo. Un punticino abbiamo preso con Lawson. Ai, tiragliela, 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 tiragliela. Buono. Buono e col DRS andiamo più forti. Andiamo a raffreddare un po' le gomme di Lawson. Dai, col DRS andiamo più forti. Spingiamo. Andiamo a prendere pure il signor Hamilton. Ma
questi guasti meccanici arancioni non è che possono esplodere, per favore? Dai, vi prego. Troll box, abbiamo tanta gomma per poter difendere. Abbiamo tanta tanta gomma. Buonissimo. Buonissimo, un altro punticino preso. Il problema, ragazzi, è Schumacher ora. Ora il problema è fucking Schumacher. Non usare batterie, tanto lo riprendi comunque dopo. Io, ragazzi, credo che con Schumi vorremmo pure andare a punti. Safety car. Safety car buonissimo, viene da dire. Conserva le gomme. Safety car, safety car, safety car, safety car, safety car. Zoo incidente a curva 1, che è successo? La prima curva. Il nuovo zoo. Oh, quei danni peseranno. Oh. Considerato l'impatto delle barriere. Manco troppo però. Mi viene da dire che abbiamo fatto bene? Posso dire abbiamo fatto bene? No box. Absolutely no box. Andate in box, maledetti. Che ciù mi passa tutti. Andate in box. Ciù mi passa tutti, buono. Buono, 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 buono. La Sef si sta per rientrare. Bandiera verde. Perez a dirigere l'orchestra. Vediamo che combinano. E qui davanti c'è gente ancora con gomma soft. Ma come fanno ad arrivare fino alla fine? Saranno morte le gomme. Dentro su Norris. Dentro su Norris. Vai Lawson. Piccati. Niente, ci ho sperato. Schumi, non perdere posizione e poi arrivare anche a te a punti. Io intanto mi guardo Lawson. Io il motore lo terrei sempre alto ora. Che ne pensate? Distruggiamo la benzina, che potrebbero arrivare punti molto importanti. DRS attivato. Se solo l'avessimo ora, c'è la Mick. La Mick arriva in undicesima posizione con davanti Ricciardo. Forza Mick Basoschi. Frago Masoff potrebbe avere un crollo alla fine, eh. Potrebbe avere un crollo alla fine il signor Lawson. Il signor Stroll, scusatemi. In due al castello, non so come sia possibile, è scriptato. Siamo avanti noi. Siamo avanti noi. E potremmo forse pure prendere il DRS da Sainz, che ha un guasto meccanico grosso. Non ci credo, Mick. Safety car ancora. Cos'è successo? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Tsunoda. Tsunoda. Tsunoda, Tsunoda, Tsunoda. Tsunoda. Box o non box? No box. No, ragazzi, ho paura per il motore. Ho paura per il motore, davvero. Andare tutti in box. No box. Ho paura per il motore di Mick ora, ragazzi. Il bello è che ci aiutava pure questa... quella safety car. Ci aiutava tantissimo. Il motore devo tenerlo basso perché ho troppa, 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 troppa benzina. Ma soprattutto troppo... I gradi del motore sono troppo alti e non riesco a raggiungere la velocità di punta in caso. Io credo che Sainz comunque, ragazzi, stia soffrendo per il danno, eh. Credo stia soffrendo perché ha perso troppe posizioni. Era secondo. Era secondo. Ecco, ci si infila pure il signor Stroll di nuovo. No, 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 rimaniamo avanti, rimaniamo avanti. Dai, Lawson. Lawson, dai, non morire, ti prego. Andranno molto di più le gomme soft. Andranno molto di più le gomme soft. Ah, madonna, quanto hanno perso, bro. Raga, zero gestione, ma guarda... Ancora bandiera gialla. Albon è esploso. Abbiamo bandiera gialla. Albon, testa coda, curva 16. Andato lungo qua. E qua si gira, esattamente. Quasi in barriera ancora. Dobbiamo passarlo. Passalo, cazzo, Lawson. Hamilton invece sta cavalcando l'onda. ...5 kg in più. Pensa te se non mi metteva a gestire la benzina. Era per niente, ora eravamo perfetti per provare ad attaccare. Teniamoci al secondo di distacco, eh. Teniamoci al secondo di distacco. P9 is fattibile. Oh, dentro! Dove ti sei infilato? Dove ti sei infilato, Lawson? Dove ti sei infilato? Attenzione dietro a Russell.
Attenzione dietro a Russell. Eccoci qua. Eccoci qua, è arrivato pure George. È arrivato pure George a rovinare la festa e siamo fuori punti per ora. Siamo fuori punti, dobbiamo ragionare in un altro modo ora. Non si ragiona. Questo sarà il nostro punto di forza probabilmente. Dentro su Hamilton. Tre giri alla fine. Spingiamo in queste curve. Spingiamo, 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 spingiamo. In tre. Ci ammazzeremo. Non ci ammazziamo. Non ci ammazziamo. Non ci ammazziamo, non ci ammazziamo. Dentro. Non dentro, dentro, non dentro. Ci sto a capire il cazzo. Cosa devo fare? Sergeant Guasso Meccanico ed è P13 Sergeant, ragazzi. Wow. Ti prego, Lawson, ti prego. Sono dei punticini importanti. Soprattutto contro Mercedes, dato che abbiamo un Mick che ci sta facendo perdere punti. Punti importantissimi sulla Racing Bulls. Stiamo per avvicinare all'ultimo giro. Ultima curva, eroghiamo tutta la batteria. Via. Ora full, 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 full. Don't waste time. Don't waste time. Waste only the motore, please, frate. Sì, ma passalo. Passalo. Non stargli dietro. Buttalo fuori. Dentro. Nona posizione, teniamola. Tienila, dannazione. Tienila e ci abbiamo dietro Hamilton. Un 266 volte campione del mondo, non ci credo. Infilati. Infilati. Fagli vedere chi c'era più grosso, l'uccellone, bro. Dov'è Hamilton? Sta dormendo Hamilton. Teniamo neutro, non lo usiamo. Non lo usiamo ora. Non lo usiamo. Non lo usiamo che sennò poi sul dritto non abbiamo una ceppa. Oh no, oh no. Lawson, ti prego. Ti prego. Difendi come un... Non abbiamo batteria. Non abbiamo batteria. No, 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 dov'è? Dov'è Hamilton? Dov'è Hamilton? È dietro. È dietro Hamilton, P9. Due punticini portati a casa, sperando non ci ammazza ora. P9. Buono. Buono, 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 buono. In questo momento con gli aggiornamenti che abbiamo sopra, cioè non abbiamo aggiornamenti, è buonissimo per come la vedo io. Soprattutto un paio di soldi. Lawson prende due punticini che nella classifica piloti ci portiamo vicino a Yuki e dietro c'è un distacco allucinante comunque con Russell. Cioè io non so ragazzi la Mercedes cosa sta facendo. A proposito, fermi. Costruttori. Siamo... a 5 punti da Racing Bulls. E io dico che ce la possiamo fare. Io dico che ce la possiamo fare. Arrivare a loro. Poi mezzo milione di dollari presi e si va. Mamma mia ragazzi, che parto. Bisogna andare a Singapore. Io ho paura a vedere cosa ha fatto Schumacher. Non ci credo. Ha rotto due cambi. Cioè, ragazzi, Schumacher ha distrutto tutto. Abbiamo sparato il budget cap. Abbiamo sparato il budget cap. Prendendo l'Hertz nuovo, che ora proverò a usare questo 30. Prendendo l'Hertz nuovo, ragazzi, dobbiamo sprecare 2 milioni e mezzo. Quanto abbiamo? 3 milioni e 4, calcolando che dobbiamo fare tutti i pezzi mancanti. Mamma mia, che parto che sarà a Singapore. Sarà davvero un parto. Lawson, te devi fare bene, ma soprattutto su Honda te ci devi pagare i danni. Dannazione, ragazzi. Per oggi l'episodio possiamo finirlo finito. Mamma mia.